bentornati in questa nuova puntata della serie di video tutorial targata HPV for Learning. Oggi torniamo a parlare di un argomento già affrontato in precedenza, ovvero quello degli shortcut, e andiamo a scoprirne di nuovi, importanti, utili e sicuramente che renderanno il vostro lavoro su Premiere Pro molto più veloce. Andiamo! Oggi guardiamo un po' di comandi utili, secondo me, per alcuni processi soprattutto, ovvero quelli di color correction. Quando ci troveremo infatti a realizzare la color su delle clip tutte in linea, sarà molto utile passare da una clip all'altra. In questo caso, per farlo, di solito o premiamo play e lasciamo che il cursore scorra, oppure andiamo a scorrere direttamente noi con il cursore tra una clip e l'altra. Diciamo che ci sono dei punti in cui magari i montaggi sono molto più stretti, quindi ci toccherà andare ad allargare, a zoomare la timeline, e quindi diventerà tutto sempre più macchinoso e più lento. Semplicemente utilizzando le freccettine della tastiera sarà semplicissimo passare, premendo su o giù, da una clip all'altra. Come vedete, premendo su torniamo indietro, premendo giù invece andiamo avanti, fino al prossimo montaggio. E questo, secondo me, in fase di color è davvero utilissimo. Ok, sempre parlando di color, andiamo a vedere un shortcut bellissimo, secondo me, e andiamo ad aprire la nostra schermata delle scelte rapide da tastiera. Andiamo a cercare ignora effetti colore e lumetri. Andiamo a selezionarci un comando vuoto tipo l'apostrofo. Diamo ok e ogni volta che andremo a cliccare, fare delle modifiche prima di tutto di color e a cliccare questo comando, potremo vedere il prima e il dopo. Sicuramente molto utile per andare a rendersi conto effettivamente dei cambiamenti che stiamo apportando al video grazie alla nostra color correction. Quindi comando davvero utilissimo, semplicissimo da impostare. E adesso spostiamoci da un aspetto prettamente visivo ad un aspetto fondamentalmente uditivo. Infatti, selezionando la parte audio della nostra clip, premendo G, ci si aprirà questo pannello che regola il guadagno audio. Il guadagno audio è un argomento ben più complesso che non si può sicuramente spiegare in pochi secondi, però vi servirà sicuramente ad incrementare di tanto il volume delle vostre clip. E con questo shortcut sarà molto semplice raggiungerlo. Invece, mixando le due cose, audio e video, andiamo subito a vedere come impostare molto velocemente delle dissolvenze. Andando infatti a selezionare le clip interessate e premendo Command D, andremo subito a creare una dissolvenza tra esse. Procedimento che, se no, richiederebbe di premere il tasto destro tra le due clip una volta comparso questo strumentino rosso, tasto destro, applica transizione predefinita. In questo caso le applica a tutte e due le tracce. Invece, con lo shortcut sarà possibile andare a selezionare le clip interessate e Command D per la parte video e Shift D per la parte audio. E l'ultimo shortcut che voglio mostrarvi, un shortcut davvero semplice che vi permette, nel caso in cui vi trovaste con una clip inserita davvero molto breve, di cui però volete recuperare velocemente la clip sorgente, ecco, premendo F recupererete la clip sorgente in questione esattamente al punto in cui avete posizionato il cursore nella vostra timeline. Questo vi permetterà di andare a selezionarvi magari una porzione di video più grande e andarla poi a importare per sostituire quella porzione di video. Sono tutti shortcut molto semplici, ma sicuramente utilizzati sul giusto processo lavorativo vi faranno risparmiare davvero delle ore.